Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Corso Umberto 100, Licata. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Lungo lancio in profondità, Barranco, Dall'Oglio, si va da Ragusa, ancora Ragusa, il capitano, vedi Barranco, la palla, colpisce il palo e finisce sul fondo, regina vicinissima al gol del vantaggio dopo appena un minuto. Manovra ancora la regina, sempre Cham, il colpo di testa a cercare Barranco che viene anticipato, quindi Provazza, tutto solo Provazza, salva sulla linea un difensore dell'Icata, regina vicinissima al gol del vantaggio, rivediamo tutto, l'uscita di Rossi che anticipa Barranco, poi Provazza trova un difensore appostato sulla linea. Tende ormai soltanto il fischio del direttore di gara. Parte Dall'Oglio, il muro difensivo e la palla che finisce in fondo al sacco. La sblocca subito la regina con un calcio di punizione di Dall'Oglio. Decisiva però la deviazione della barriera. Regina avanti 1-0. Rivediamo tutto. Il calcio di punizione di Dall'Oglio. La deviazione della barriera dell'ex Maimone. Regina avanti, l'ha sbloccata subito la squadra di Pergolizzi. Barranco, si va da Barilla, la sovrapposizione di Ragusa, punta il suo diretto avversario Ragusa, la mette al centro Dall'Oglio, la deviazione, sarà calcio d'angolo. Forciniti, ancora regina in avanti con Ragusa, non trova la porta. Attenzione a questa ripartenza dell'Icata, c'è un uomo a terra ma si gioca, resta lì l'Icata. Ancora la squadra di Romano, attenzione alla conclusione, salva tutto la difesa Maranto. Resta lì l'Icata però e continua a spingere. Regina costretta a difendersi e poi la conclusione. E la grande risposta di Lazzar su questa conclusione di Bonanno. Rossi prova a costruire dal basso l'Icata rischiando un po'. Attenzione Barranco. Quindi Barilla viene murato, ci prova anche Provazza. Respinge il muro. Prova ad attaccare alla corsia di destra. Attenzione perché la regina è scoperta. La conclusione. La palla che si perde sul fondo. Calcio di punizione per l'Icata. Che continua ad attaccare. La conclusione. La respinta di Lazzar. Sarà calcio d'angolo. Ancora il numero 6. Salta un avversario. Ne salta un altro. Ci prova Cham. Non trova la porta. È costretta a difendersi la squadra di Pergolizzi. Ancora la conclusione, la grande risposta di Lazzar che salva ancora una volta la regina. Tutti a saltare dentro. Il cross ci prova come al solito Girasole. Stavolta però non trova la porta. Attenzione a questa ripartenza dell'Icata. Attenzione perché è tutto solo Saito. Prende la mira. La spedisce in curva. Ancora un calcio di punizione per l'Icata. Sul punto di battuta c'è Bonanno. Ne mette 4 in barriera Lazzar. La punizione, la grande risposta del portiere della regina. Decisivo ancora una volta Lazzar. Una delle ultime chance per l'Icata. Regina costretta a difendersi. Il cross, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Icata e proprio in questo momento arriva il fischio finale. Regina batte l'Icata 1-0, decide il gol nel primo tempo di Dall'Oglio. Grazie a questa vittoria la regina rosicchia
punti preziosi nei confronti di Scafatese e Siracusa. Siracusa fermato 2-0 da un grande Locri. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Studio Tirri. Radiologia e diagnostica per immagini. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Corso Umberto 100, Licata.